Pasqua indica il passaggio dalla morte alla vita ed è per questo detta Pasqua di resurrezione. La Quaresima, periodo che precede la Pasqua, è un tempo di riflessione e di perdono. In pieno periodo di passione nelle parrocchie della zona, le celebrazioni segnano i punti salienti del passaggio di Gesù dalla vita alla morte e alla risurrezione. Il triduo pasquale si apre con la messa del Giovedì Santo, caratterizzata dalla tradizionale ultima cena dalla lavanda dei piedi, con la consegna agli apostoli alla fine della liturgia del pane benedetto. Prosegue il venerdì con la celebrazione della Via Crucis per le vie del paese, in cui i fedeli possono rivivere la passione e la morte di Gesù. Il sabato santo, perno fondamentale della celebrazione, è la classica benedizione del fuoco, che sancisce il trionfo della luce sulle tenebre. Acceso fuori dalla chiesa, attorno al fuoco si radunano i fedeli e proprio da questo fuoco viene acceso il cero pasquale che accompagna in chiesa il Cristo risorto. Accanto ai momenti di fede, la Pasqua è anche tradizione, con il pranzo domenicale il consumo dell'agnello che è il simbolo del sacrificio, ma è anche commercialmente rilevante, colombe pasquale e dolci tipici allietano il pranzo domenicale. Il classico uovo di Pasqua è l'attrazione maggiore per i bambini incuriositi dalle sorprese, ma è anche il simbolo di questa festività e insieme al coniglietto lo ritroviamo pressoché in tutte le culture che festeggiano la Pasqua.